Rassegna stampa di oggi, 2 agosto 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Emanuele Scieri, la svolta a 19 anni dalla morte del Palà siciliano, ex militare arrestato a Pisa per concorso in omicidio. Il 16 agosto 1999 venne trovato morto nella caserma Gamerra, centro di addestramento della Folgore. A escludere il suicidio la commissione parlamentare d'inchiesta che ha concluso i lavori nel dicembre del 2017. Un'ipotesi che non ha mai convinto anche la famiglia, che ha sempre parlato di nonnismo. L'inchiesta della Procura è stata riaperta l'anno scorso. Mercenari senza ideologia comune per 400 euro al mese, dall'Italia al Donbass, reclutate da estremisti di destra e sinistra. Nell'ordinanza del GIP di Genova, le storie dei miliziani arruolati dai filorussi sul fronte ucraino. Alle spalle il sodalizio Millennium PCE, formato da un radicale di estrema destra e un ex leader degli studenti di sinistra, accusato anche di aver combattuto per il PKK. L'intermediario, un albanese legato a un movimento che persegue la rifondazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dell'URSS, cari amici. La fabbrica di troll russa per influenzare l'opinione pubblica italiana, 1500 tweet a favore di Lega e Movimento 5 Stelle, scoperta dal sito 513night.com, più di 1 milione di interventi sul social da parte di profili sospettati di appartenere a operatori russi, tra questi anche dei cinguettini italiano. Obiettivo: rilanciare i temi populisti. Messina ha scoperto un comitato d'affari, domiciliare l'ex presidente del Consiglio Comunale, l'ex candidata sindaco alle recenti amministrative, tra i 13 provvedimenti cautelari eseguiti all'alba di oggi, 2 agosto, dalla DIA della città nissena. Strage di Bologna, 38 anni fa la bomba che squarciò la stazione. Il ministro della giustizia Bonafede alla cerimonia. È la prima volta di un guardasigilli. Non è escluso che il presidente della Camera, Roberto Fico, prenda parte al ricordo cittadino. Bonafede dovrebbe parlare in comune all'incontro fra istituzioni e familiari delle vittime, mentre Fico potrebbe prendere la parola in piazza Medaglie d'Oro. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.